Verso la fine degli anni 70 ho visto un film. Era la storia di un uomo che dalle coste della California girava il mondo alla ricerca dell'estate eterna e dell'onda perfetta. Mi catturò il cuore e pensai, quello sono io. Ho viaggiato per 3 anni attraverso l'Australia, l'Asia meridionale, Bali, Sri Lanka, Malesia, fino a navigare intorno alla piccola isola Mauritius, un gran posto per il surf e per le immersioni. Proprio questo facevo lì mentre vivevo in un villaggio della Tamburine Bay presso dei pescatori di crostacei, tra cui Simone e Daniel. Hey, wait, Ian. Are we going diving tonight? Diving tonight? Yeah. Oh, the weather doesn't look so good. That's good. Okay. Come arrivammo in mare, si poteva vedere lo scintillio fluorescente dell'acqua. Una bella serata. Due di noi entrarono in acqua per vedere se in quel punto del fondo marino potevamo pescare. What's this little guy? If this is the best you can do, I'm going back to New Zealand. Hey, don't make this, man. You feel? We're gonna wake up the shark. No worries, mate. Era una notte buia, la luce della luna quasi non c'era, a parte un debole riflesso sull'acqua. Mi sono immerso e ho cominciato a nuotare. Avevo una torcia con me. La luce faceva uscire crostacei e frutti di mare. Accecati dalla luce, era facile prenderli.
Continuai a notare e mi accorsi che c'erano meduse. Sembravano delle scatole con dei fili come tentacoli. Credo che siano meduse. Cercai di raggiungerne una e in un attimo mi resi conto che quel pesce così trasparente, fluorescente, era proprio una medusa. Perché mi punse? Era una medusa trasparente, quadrata e dai lunghi tentacoli. Mentre io pensavo che fosse un pesce particolare perché era davvero diversa dalle altre meduse. Mentre mi allontanavo, la medusa mi colpì con i suoi tentacoli e mi sembrò di aver preso una scossa elettrica di migliaia di volt che mi smossero dentro l'acqua del mare stesso. Mentre cercavo di risalire dal fondo del mare, fui punto ancora una volta. Arrivò poi il quarto colpo. Il braccio destro era completamente paralizzato. Mentre lo tenevo in acqua fui punto una quinta volta. Pensai, ma che cosa ho fatto per meritarmi questo? È una punizione. Iniziarono a tornarmi in mente fiumi di memorie circa tutte le cose sbagliate che avevo commesso nella mia vita. E mentre mi trovavo in quello stato, pensavo tra me e me, io sto morendo. Devo escogitare qualcosa. Mentre il ragazzo remava per attraversare la laguna, io cercavo di rimanere il più calmo possibile, pur sentendo che il veleno era arrivato nei reni e stava velocemente avanzando nella schiena e in ogni parte del mio corpo. Arrivati presso la riva, il ragazzo mi aiutò a scendere dalla barca. Io riuscii a fare solo un passo e subito realizzai che il veleno aveva già paralizzato la parte destra del mio corpo. Il giovane mi portò fino alla spiaggia. Allora compresi che il ragazzo iniziò a temere per i suoi fratelli che erano ancora in alto mare. Ero sdraiato sulla sabbia. Iniziavo a sentirmi molto debole e stanco. Sentivo gli occhi pesanti e mentre stavo per chiuderli ho sentito una voce che mi diceva: figlio, se chiudi gli occhi non ti sveglierai più. Allora dissi: cosa? Chi parla?
Mi girai verso destra aspettandomi di vedere qualcuno in piedi vicino a me, ma non c'era nessuno. Davvero strano. Io sapevo che qualcuno mi aveva parlato. Se chiudi gli occhi non ti sveglierai più. Morirai. Che fai qui in mezzo addormentato, idiota? Questo è un coma, non puoi permetterti di dormire. Questa era una voce mentale, la vita che cerca di sopravvivere da sé. Eppure io ero lì, di fronte alla realtà che quel veleno mi stava prendendo la vita ed ero al limite del coma. E ne ero certo, vicino alla morte. Così mi sono alzato, sfidando la morte che mi stava venendo contro, e sentii che la mia gamba destra era ancora forte abbastanza per salvarmi la vita. Usai la mia gamba destra come se fosse una stampella, appoggiandoci il peso del corpo, e mi incamminai per strada cercando aiuto. Se chiudi gli occhi non ti sveglierai più. Come sono andati via, hanno acceso le sigarette ignorandomi. Allora ho sentito quella voce che mi parlava un'altra volta. Figlio, sei pronto ad elemosinare per la tua vita? Rotolai giù dal taxi e non riuscivo a credere a ciò che stava accadendo. Mentre ero a terra, riuscii ad udire una familiare voce di uno dei pescatori di crostacei. Era Daniel. Ian, what's happened? Jellyfish. Jellyfish. I'll take you to the hotel. Mi prese tra le sue braccia e mi portò nell'hotel. Il proprietario cinese aveva chiuso il bar e stava giocando con altri mentre bevevano whisky. Okay.
Switch her in. I'll get an ambulance. Hey, white boy. What's the matter with you? You drunk? No. No, please. A hospital. Please. I need a hospital. A hospital. What's this? Stupid boy. Why did you put needles in your arm? What? I'm cold. Please, I'm cold. I need a blanket. Questi uomini pensavano che mi fossi drogato, invece stavo morendo. Stupid boy. Stupid boy. A cold. So cold. Help. Here's a... Yeah. Yeah. Try to take some. Please take me. Please take me in your car. Please take me in your car. No. I think you wait for an ambulance, okay? You want my car. I looked away. Mi girai dall'altra parte e pensai, se sopravvivo a tutto questo me la pagherai. Mentre distoglievo lo sguardo e pensavo alla vendetta, nell'eventualità che fossi sopravvissuto, vidi arrivare dal nulla Daniel che correva verso di me. A mia sorpresa vidi degli infermieri che spingevano una barella. Mentre correvamo verso l'ospedale, all'interno dell'ambulanza, ho iniziato a vedere quello che sembrava essere un bambino con i capelli bianchi. Vedevo momenti della vita di questo bambino dai capelli bianchi come la neve. Allora realizzai, sono io, sto vedendo alcuni dei segreti della mia vita. Allora mi sforzai di fare un controllo mentale della condizione del mio corpo, perché la mia mente mi aveva detto forte e chiaro che ero vicinissimo alla morte e non sapevo se potevo farcela. Mentre ero lì sdraiato, senza avere nemmeno un'idea su cosa fare, ho avuto una chiara visione di mia madre che mi guardava dritto negli occhi. Mi disse, Ian, non importa quello che hai fatto nella tua vita. Figlio, né quanto sei lontano da Dio, se tu invochi Dio dal cuore, Lui ti ascolterà e perdonerà i tuoi peccati. Allora mi dissi, ma se esiste un Dio, qual è? Ne avevo visti a migliaia, avevo viaggiato tanto, ero stato a Bali, nello Sri Lanka, in così tanti altri posti diversi. Allora dissi, Dio, se sei vivo, fatti vedere. Pensavo, se non vedo Dio, non pregherò. Sono sdraiato qui e pregherò solo se lo vedrò. Ancora una volta vidi il volto di mia madre e mi disse, prega dal tuo cuore. God, if you're real, if this is real, help me to pray. Help me to pray that any prayer I've ever learned. Help me to remember the Lord's Prayer. Detto questo, iniziarono ad apparire parole davanti ai miei occhi. Perdona i nostri peccati e debiti. Ma dopo tutto, come poteva perdonarmi Dio? Voglio dire, dopo tutti gli sbagli che avevo fatto.
apparirono altre parole: perdona quelli che hanno peccato contro di te. Questo significava perdonare gli altri, e io potevo farlo perché sono sempre stato una persona mite di natura. Dio, io posso perdonare chiunque, non importa quello che mi hanno fatto, posso perdonare chi ha peccato contro di me. Il volto del tassista indiano apparve ai miei occhi. Cosa ci fa quest'uomo qui? Una voce disse: vuoi perdonare quest'uomo per averti spinto fuori dal taxi, lasciandoti in mezzo alla strada? Io dissi: no, deve essere giudicato. Non potevo perdonarlo, ero furioso nei suoi confronti. Un attimo dopo, anche il volto dell'uomo cinese apparve. E quest'altro che ci fa qui? E la voce disse: perdoni quest'uomo per non averti portato con la sua macchina all'ospedale? Mentre continuavo a vedere quella faccia, mi sono detto: che cosa sta succedendo? Questa non è una preghiera qualunque. Sto parlando con qualcuno che potrebbe essere Dio. Questa voce sta personalizzando la preghiera. Quelle facce sparirono istantaneamente. Apparirono altre parole: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dissi: la tua volontà o la mia? Dio, io ho bisogno di sapere qual è la tua volontà. Se tu mi fai sopravvivere a tutto questo, io la troverò e ti seguirò. Ti onorerò per tutti i giorni della mia vita. Come dissi questo, l'intera preghiera del Padre Nostro apparve di fronte a me e per la prima volta ebbi la totale rivelazione del suo significato. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Mentre ero ancora sdraiato là, avvertì una straordinaria pace venire in me. Sapevo che in qualche modo, nel profondo del mio cuore, quella preghiera che prima avevo recitato su una panca faceva parte di una liturgia. Ora mi aveva cambiato dentro, perché l'avevo pregata dal profondo del mio cuore. What happened? What's wrong with him? Stone. Jellyfish. Jellyfish? Sir, can you hear me? Or do you get the antitoxin ready? Sir, can you hear me? Get the antitoxin ready! That's all we can do for you right now. Fight the poison. Fight the poison. Ero lì sdraiato e sentivo le infermiere che mi monitoravano. Ma avevo difficoltà a tenere gli occhi aperti. Non ci riuscivo più. Mi ricordo di aver pensato che era meglio se li chiudevo per pochi istanti, solo per stare un po' meglio. Come chiusi gli occhi, il dolore che avevo non c'era più. E avvertii una sensazione di liberazione. La lotta per la mia vita era finita.
All'improvviso mi sentivo come se stessi dritto in piedi, solo che era tutto buio pesto. Il mio primo pensiero fu: perché questo dottore ha spento tutte le luci della stanza? Che ospedale è questo? Mentre ero lì in piedi pensavo al perché avevano spento le luci e per quanto tempo avessi dormito. Mi dicevo che forse mi ero svegliato ed alzato troppo velocemente. Così continuai a guardare per vedere qualcosa, ma non riuscivo, era completamente buio. Ho pensato allora di cercare gli interruttori della luce, ma non c'era niente. Mi girai a destra e poi a sinistra ed ho pensato che mi avessero messo in un'altra stanza. Non riuscivo a trovare i muri, non vedevo niente e nessuno. Cercavo il mio letto, ma non lo trovavo. Mi venne in mente un pensiero: è così buio che non riesco nemmeno a vedermi mani e gambe. Portai una delle mie mani all'altezza del viso per toccarmi la faccia e invece la mano passò oltre come se io non avessi più una forma fisica. Ma è impossibile, come fa a mancare la testa? Cercavo di toccare il mio corpo, ma non c'era niente. Ma che cosa sta succedendo? Sono trasparente, eppure mi sento un essere umano con tanto di corpo. Che cosa sta succedendo? Mentre ero lì in piedi, notai alla mia destra qualcosa che sembrava guardarmi. Erano come degli occhi invisibili. Qualcuno o qualcosa mi stava controllando. Nelle tenebre c'era una presenza fredda e malvagia che si muoveva nell'atmosfera. Where am I? Shut up! You deserve to be here. What? Deserve to be where? Hell. Now shut up. Mentre mi trovavo lì, realizzavo che ero all'inferno. Un improvviso fascio di luce radiosa arrivò su di me, penetrando tra quelle tenebre. Come mi sfiorò il viso, ho avvertito una meravigliosa presenza passare attraverso di me. Il mio intero corpo sembrava sollevarsi da terra ed essere trasportato in questa luce straordinariamente brillante. Mentre ero risucchiato da questo splendore, potevo vedere che la luce proveniva dall'alto, sopra di me. Mentre ero trasportato in alto da questa luce mi chiedevo: è tutto vero? Poi mi giravo per guardare dietro alle mie spalle e vidi le tenebre da cui mi stavo allontanando. Senza ancora aver capito cosa fosse questa luce, notai che mi stavo avvicinando sempre di più all'apertura da cui essa proveniva. Più mi avvicinavo e più vedevo che era un tunnel. Continuando a guardare dritto, potevo finalmente vedere la sorgente della luce. Questo deve essere il cuore dell'universo. Guarda che luce, che potenza proviene da lì. Mentre mi avvicinavo, onde di questa luce mi venivano addosso. Ad ogni onda mi sentivo amato, consolato. Ogni dubbio e timore mi abbandonarono allora. Mentre venivo riempito da una luce pura, quella luce proveniva da una sorgente di straordinario splendore, come fosse un fuoco bianco. Da lì potevo vedere come questa fenomenale luce attraversava qualsiasi cosa e pensavo: anche le stelle, l'universo e tutte le costellazioni trovano la loro risorsa di energia da questa fonte, luce. Ci sarà qualcuno là, circondato da tanto splendore? Mentre questionavo con la mia mente, una voce mi parlò dal centro della luce. Dal modo in cui mi parlava, ho riconosciuto che questa era la stessa voce che mi aveva parlato nell'ambulanza, suggerendomi il Padre Nostro, e che mi aveva chiesto se riuscivo a perdonare. E mi disse: Ian, vuoi tornare? Se è così, devi vedere la vita sotto un'altra luce. Altre parole continuarono ad apparire di fronte ai miei occhi. Dio è luce, ed in Lui
non c'è tenebra alcuna. Allora disse a me stesso, Dio è luce. Può essere che questo sia Dio? Qui non c'era assolutamente nessuna tenebra. Piuttosto io ero appena uscito dal buio. Chiunque sia questo essere, completamente separato dalle tenebre, non vedo ombra, non vedo alcun male, solamente lo splendore di una luce pura. E conosce il mio nome. Potrebbe essere Dio, la presenza davanti alla quale mi trovo e a cui sto parlando. Se è Lui, allora deve essere capace di vedere il mio spirito. Sono assolutamente nudo. Lui può vedere tutto. Allora iniziai a indietreggiare verso la fine del tunnel e vedevo che onde di luce continuavano a venire verso di me. Non solo mi hanno toccato, ma mi hanno letteralmente catapultato lì indietro. Questa luce emanava onde che venivano verso di me. Si muovevano dentro di me. Erano onde d'amore. Quell'amore mi stava completamente lavando. Mi stava svuotando da me stesso. Sentivo un senso di accettazione venire. Ho detto a Dio, non puoi amarmi. Ti ho bestemmiato e d'altro amore mi raggiunse. Ho commesso tanti peccati, preso droga, dormito con molte donne. Ancora amore. Mentre questo amore continuava a venire, toglieva via da me tutti gli errori che avevo commesso nella mia vita. Come quella sorgente di luce iniziò ad aprirsi, mi resi conto che nel mezzo di essa c'era un uomo in piedi. Era scalzo, indossava un abito lungo fino alle caviglie, e non era un abito di stoffa, ma di luce. Mentre lo ammiravo, alzai lo sguardo per vedere il dorso di quell'uomo. Le sue braccia erano aperte e si allungavano verso di me, come per darmi il benvenuto. Mentre guardavo, sapevo che ero di fronte a Dio, ero talmente pieno di riverenza e timore. Non c'è modo di essere preparato a questo. Non si può essere pronti a vedere tutto ciò. Ero lì, totalmente meravigliato. Ho cercato di guardarlo verso la sua faccia. I suoi capelli erano una luce brillante. Dal suo volto usciva la luce, l'intero viso brillava in questo modo. Era impossibile vedere i tratti del suo viso perché la sua luce era da 7 a 10 volte più brillante di quella che avevo visto finora. Era dal suo volto che proveniva tutta quella luce. Mi avvicinai a lui perché volevo vederlo in faccia. Volevo sapere com'era Dio. Arrivato a pochi passi dalla sua presenza, ho iniziato a mettere il mio viso nella luce e non mi faceva male agli occhi, potevo guardarci dentro. Come mi accostai di più e il mio viso era vicinissimo al suo, in quella luce, improvvisamente lui si spostò e fu come se un velo fosse rimosso dietro di lui. Ho visto un'apertura che era come la finestra o la porta del cielo. Nel guardare oltre ho visto un intero nuovo mondo davanti a me. Era come se stessi nell'uscio dell'eternità, da dove potevo dare uno sguardo a tutto questo. Ho visto l'erba che emanava questa luce e vita. Ho visto fiori, prati. Sapevo che se avessi camminato su quell'erba non l'avrei danneggiata. I colori e l'energia della vita erano emanati da questa creazione. Era meraviglioso. Ho visto un fiume chiaro come il cristallo, alberi alle sue rive. C'erano colline a sinistra. Guardai alla mia destra e vidi montagne. Il cielo era incredibilmente blu e chiaro. Ero lì in piedi, come paralizzato, e mentre continuavo a guardare sapevo di appartenere a quel posto. Sapevo che ero stato creato per vivere lì. Dicevo, ma perché non sono nato direttamente qui? Perché non su questa terra? Ho viaggiato per tutto il mondo alla ricerca di quel paradiso ed ora era lì davanti a me. Ho detto, sono a casa. A casa. Mentre stavo per entrare, la sua presenza si spostò nuovamente di fronte a me. Coprendo la visuale mi fece questa domanda. Ora che hai visto tutto questo, desideri rimanere qui o tornare?
Guardai alle mie spalle e, a mia sorpresa, il Signore mi fece vedere una persona che sicuramente mi amava. In quel momento vidi mia madre dietro di me. Io piansi. Non solo avevo mentito a Dio, ma laggiù c'era qualcuno che mi amava davvero. Allora pensai, se sono morto, è certamente successo, perché sono davvero entrato attraverso la porta del paradiso nella presenza di Dio, come saprà la mia cara mamma che in fin di vita suo figlio ha pregato nell'ambulanza pentendosi dei suoi peccati, che ha dato la sua vita a Dio, che il Signore ha ascoltato questo giovane e l'ha portato in paradiso? Ho pensato, mia madre penserà che sono andato all'inferno, riceverà la mia salma e le mie ceneri. Se questo succede sarà devastata. Lei ha già sofferto molto, ha perso la sua famiglia. Non so quanto sia giusto che io rimanga qui, lasciando lei nel cordoglio, nella sofferenza di pensare che suo figlio è all'inferno. Istantaneamente tornai nel mio corpo. Il dottore stava lavorando su di me. Tra le mani aveva il mio piede ed un bisturi. Non sentivo ancora niente nel resto del corpo, come se fossi ancora morto. La voce di Dio venne ad interrompere i miei pensieri e disse, figlio, ti ho appena dato una nuova vita. Cosa? Ho davvero visto Dio? Cos'è successo? In quel momento ho sentito una straordinaria presenza venire dentro di me. Fu come un alto voltaggio di elettricità. Il mio intero corpo riacquistò i sensi e nel giro di pochi istanti fui completamente guarito. Ho chiesto a Dio cosa sono diventato e lui mi ha risposto, sei un cristiano nato di nuovo. Sei salito in cielo solo perché i tuoi peccati sono stati perdonati ed il sangue di Gesù ti ha coperto, il suo sacrificio di espiazione ha coperto i tuoi peccati e per questo sei potuto entrare nella sua presenza, bianco come la neve. Nella prima lettera di Pietro, al capitolo 3, sta scritto che Dio ha creato nuovi cieli e nuova terra. Vedete, questa terra passerà, questo corpo passerà. Ma lasciare il corpo significa andare alla presenza di Dio. O morte, dov'è la tua vittoria? Dov'è il tuo pungiglione? Sapendo che Cristo è risuscitato dai morti, la morte non ha più potere. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita in Cristo Gesù. Chi si pente dei suoi peccati sarà perdonato e potrà entrare nell'eternità. Per me vivere è Cristo, morire è un guadagno. Tutte cose che dice la Bibbia, io lassù l'ho visto. Wow, un nuovo cielo, una nuova terra, la nuova Gerusalemme, la città del nostro Dio, dove non ci sarà più malattia né sofferenza, non ci sarà più guerra né morte. E noi vivremo con Lui per tutta l'eternità. E c'è un fiume di vita che sgorga dal trono di Dio. E se bevi di quell'acqua, avrai vita eterna.